oggi tratteremo una serie di argomenti nuovi che ho studiato recentemente. Sono argomenti che è difficile trovare sui libri, perché parliamo dell'età del rame, parleremo del terzo millennio avanti Cristo, quindi si trovano più che altro delle notizie sporadiche qua e là, oppure dovreste leggere dei testi abbastanza complessi per ricavare dati utili alla comprensione del periodo. Io cercherò oggi di fare un sunto di ciò che è accaduto in Sardegna nel terzo millennio avanti Cristo, cioè nell'epoca in cui dall'età della pietra si passa all'età dei metalli. Non convinto di ciò che leggevo nei libri, o perlomeno non soddisfatto delle notizie che trovavo, ho fatto delle ricerche aggiuntive per le quali sono dovuto andare a frugare nei testi fuori dall'Italia. Ho dovuto studiare un po' le culture che ci sono state nella Spagna, nella Francia, un po' in giro per l'Europa, in modo da capire i flussi migratori che si verificarono in quell'epoca e che contaminarono in una coinè europea tutte le culture che furono interessate al commercio dei metalli. Dobbiamo iniziare un po' da lontano, però oggi non corro, non c'è bisogno. Se non facciamo in tempo perché è un periodo cruciale questo, se non facciamo in tempo a fare tutta la lezione oggi, la riprenderemo la volta prossima. Allora, anzitutto dobbiamo specificare che, visto che proveniamo dall'età della pietra, dobbiamo andare a indagare cos'era la fine dell'età della pietra, quindi del Neolitico, la pietra levigata, in giro per l'Europa. E ci accorgiamo di trovare questo genere di monumenti. Sono delle grandi pietre infilate verticalmente nel terreno in varie posizioni. Ce ne sono alcune che sono poste a file parallele, altre come questa svedese, vedete, a forma di barca vicino al mare. Altre ancora utilizzate come sepolture. In Sardegna noi conosceremo le Tombus de Janas, non sono fatte in questa maniera, sono proprio grotticelle scavate in superficie, oppure sono grotticelle scavate in piccoli rilievi. Qui si tratta invece di costruire le sepolture. La sepoltura più semplice prende il nome di dolmen. Tenete conto che ancora è aperto il dibattito per capire se questi dolmen siano o no delle sepolture. Generalmente si trovano degli scheletri, quindi siamo tenuti a pensare che si tratti di sepolture, ma non è detto. Sicuramente sono dei luoghi sacri, sono dei siti di interesse sacro. I più semplici sono composti da due pietre verticali e una pietra orizzontale messa sopra. Li troviamo sparsi in tutto il Mediterraneo, vedete, Francia, Germania, Armenia, Scozia, Armenia. Guardate bene lì perché è lontanissimo, ma secondo ciò che ho studiato, ciò che ho trovato un pochettino nei giornali che sono andato a verificare, secondo me parte tutto da lì. La cultura che andrò a spiegarvi oggi parte dall'Armenia, però è un flash, cioè parte da lì e poi lì scompare. E inizia a camminare per l'Europa. Questi semplicissimi dolmen trilitici, cioè composti da tre pietre, sono formati proprio da due pilastri e l'architrave, semplicissimi. La loro evoluzione è composta da moduli di dolmen che vanno a formare dei corridoi. Generalmente preparano un selciato, cioè una, diciamo, un piccolo scavo che va a contenere questo corridoio, infilano le pietre e poi lo ricoprono. Ce ne sono di tantissime forme, secondo i materiali locali. Non andavano a cercare delle pietre lontanissime se le avevano a disposizione. Se dovevano
realizzare questa sepoltura in un luogo dove non c'erano pietre, erano costretti a trasportarle. Ma siccome la fatica di allora è uguale alla fatica di adesso, meno fatica facevano e meglio stavano. Alcuni di questi edifici, chiamiamoli edifici sacri, erano ricoperti da terra, cioè si creava un tumulo sopra, anche in Sardegna, non pensate che sia soltanto al di fuori. Quindi si vedeva soltanto la facciata. Come potete vedere nelle foto, andiamo per esempio in questa, si vede in Francia un lunghissimo tumulo, cioè un lunghissimo corridoio con un tumulo sopra, e in fondo c'è la sepoltura. Cioè si realizza una cassetta in pietre che contiene il defunto e poi si realizza un corridoio che porta appunto alla cella. In questo caso, in Francia, il cumulo è una collina ed è totalmente artificiale, cioè non c'era. Hanno portato pietre piccole e l'hanno realizzata. Quindi quello che voi vedete è la foto originale, è quella di sopra, giù c'è la ricostruzione. Vedete? È una collina artificiale fatta di piccoli ciottoli. Prego. Andiamo avanti. Sono delle tombe che nascono come, per un solo defunto, come cassette, come tombe litiche, come cista litica, e poi vengono allungate e le sepolture diventano collettive, però ci arriviamo piano piano. Qui ci sono altre immagini, vedete, sono dei corridoi funerari. Appaiono dappertutto, appaiono in tutta l'Europa, tutte grosso modo nello stesso periodo, 3000, 2009, 2800 a.C., ma ce ne sono anche precedenti, del 3100, 3200. Sui libri li trovate menzionati anche come Allées couvertes, quella parola che c'è lì sopra, cioè corridoi coperti. Lì siamo in Sardegna. Ci sono delle tombe di giganti fatte così, ci sono dei nuraghi fatti così, ma quelli nascono 1000 anni dopo. Io sto proprio partendo dall'inizio per arrivare piano piano fino alla civiltà nuragica. Chi erano queste genti? Sono i costruttori, ad esempio, di Stonehenge, cioè l'edificio più importante, che erano tutti importantissimi. Quello che è più importante per noi oggi, perché è diventato una macchina da soldi per il turismo, è Stonehenge. Stonehenge è una collinetta, non c'è assolutamente niente, sono proprio praterie. Voi arrivate lì, hanno fatto una stradina intorno a queste pietre, si percorre, si mettete l'audioguida, percorrete questa stradina, le vedete da molto lontano, non potete accedere. E sono lì e tutto il mondo va a visitarle, quindi un sito importantissimo. Le persone di cui vi parlerò oggi sono proprio i costruttori di questo sito. Che quello che vedete voi oggi è stato costruito a metà del Novecento, era tutto in terra, l'hanno ricostruito completamente. In Sardegna abbiamo una di queste costruzioni molto grande, una delle più grandi che ci sono al mondo di dolmen. Si chiama Sacco Vecchiada, sta nel territorio di Mores. Probabilmente era una sepoltura. Le fanno con tre pietre minimo, ma possono essere anche 4 o 5, quelle che vi ho fatto vedere nelle foto, così non sto a descriverle, le vedete direttamente. Nel frattempo, da noi in Sardegna, questi edifici non c'erano ancora. Noi le prime sepolture che conosciamo sono queste, le necropoli, ad esempio Angelo Ruiu di Alghero, Cortoghiana, delle celle costruite artificialmente scavando nella nel terreno, e sono degli ipogei. I
ipogei significa realizzati sottoterra. Nella zona invece del nord della Sardegna, nella Gallura, c'è il granito ed è difficilissimo lavorarlo, è molto duro. Quindi gli artigiani dell'epoca preferivano avvalersi della tecnica di costruzione artificiale, cioè prendevano delle lastre di granito magari già mezzo pronte e le sovrapponevano, insomma realizzavano degli edifici simili con ciò che trovavano sul terreno, senza sforzarsi più di tanto. Nel sud invece abbiamo ad esempio questo genere di sepolture, l'abbiamo visto l'altra volta a lezione, qui siamo in via Basilicata a Cagliari, una sepoltura a pozzetto, quindi un fosso realizzato sul piano di calpestio, e nella parete laterale del fosso si realizza una celletta, un forno, nel quale si introduce il defunto, si cosparge tutto di ocra rossa, si mette il corredo funerario vicino e attraverso appunto lo scheletro e il corredo funerario oggi vi parlerò di queste genti, cioè siamo riusciti a ricostruire chi fossero i costruttori proprio attraverso il corredo, attraverso le sepolture. Sicuramente avete sentito parlare di Ezzi, alla sarda, non si chiama Ozzi, Ezzi, signor Ezzi. Signor Ezzi era uno di quei personaggi che apparteneva alla cultura dei costruttori di dolmen. Era un cacciatore, si aggirava per le Alpi, lo conosciamo bene perché è conservato al museo di Bolzano con tutto il suo corredo, abbiamo scoperto addirittura come morto, perché pare che ci fosse qualcuno che lo inseguiva, chissà che Marachella aveva compiuto. Attraverso lo studio di Ezzi siamo riusciti a individuare delle caratteristiche che ritroviamo in tutte le sepolture legate ai dolmen. Quindi era un uomo dei dolmen. Queste genti lasciano delle tracce a partire dall'Armenia, come vi ho detto prima, e molto rapidamente si espandono in tutta Europa. Guardate, nella carta vi ho fatto vedere i flussi di ritorno, perché questa l'ho catturata a metà del mio studio. Poi sono andato ancora indietro e ho trovato che partono dall'Armenia. Quindi partono e compiono un ciclo completo e continuano sempre nel loro ciclo. Queste genti andavano alla ricerca di rame. Cioè sono i primi cercatori di metalli, noi li chiamiamo prospector, hanno sempre le stesse caratteristiche nel corredo funerario. Anzitutto troviamo delle punte di freccia, a volte in ossidiana, a volte in selce, però sono sempre delle punte molto piccole, erano probabilmente specializzati nel tiro con l'arco. Erano specializzati perché dovevano arrangiarsi, erano dei nomadi, andavano alla ricerca di metalli, quindi non è una gente stanziale. Distribuiva anche cultura, perché da dove si muoveva poteva insegnare ciò che aveva appreso. Quindi era anche ben visto dalle popolazioni che lo accoglievano. Un altro segno distintivo che ci consente di capire che erano formidabili arcieri sta nel brassard. Il brassard è una placchetta in pietra levigata, l'immagine seconda, quella placchetta con i due fori, vedete? Sono delle placchette in pietra, in Sardegna non in osso, fuori anche in osso, che si mettevano nell'avambraccio quando si tirava con l'arco, per non farsi male dal ritorno della corda. Praticamente era una protezione che si metteva nell'avambraccio che teneva l'arco. E ne abbiamo trovati di vari tipi, anche lavorati, anche decorati.
perché queste persone avevano un'altra caratteristica. Quindi, prima caratteristica, punte di freccia. Secondo, brassard. Terzo, era la cultura degli ornamenti. Amavano circondarsi di conchiglie, braccialetti, denti di cinghiale, denti di volpe, denti umani. Tutto ciò che poteva essere forse un amuleto o forse proprio una collanina. Qui ne ho messo qualche immagine. A me piace pensare, mia moglie mi ha detto assolutamente non è così. Però io gliel'ho proposto. Mi piace pensare che siccome sono a forma di conchiglia che è rotonda e a forma di semiluna, proprio a forma di luna crescente, gli ho detto, vuoi vedere che questi volevano rappresentare il sole e la luna? Ma va, mi ha detto mia moglie. Vabbè, intanto io avevo detto. Quindi, cultura degli ornamenti, delle frecce, ma hanno altre caratteristiche. Ad esempio, lo scheletro. Ho scoperto la provenienza dall'Armenia perché è da lì che partono questi brachimorfi, ossia persone come me, tarchiate, testa tonda, molto differenti dalle genti dell'epoca sarde e occidentali, insomma, che sono dolicomorfi, non occidentali, orientali, dolicomorfi, cioè spilungoni, magri e alti. Iniziamo a vedere delle sepolture nelle quali troviamo degli scheletri dolicomorfi insieme ai brachimorfi. Quindi questi qua arrivavano nei villaggi, venivano ben accolti, anzitutto perché scambiavano merci, erano mercanti, oltre che cacciatori e cercatori di metalli. E non avevano un loro rituale di sepoltura, quindi si integravano nelle popolazioni e andavano a essere sepolti, probabilmente compravano le tombe, perché li troviamo sepolti negli stessi luoghi laddove c'erano i brachimorfi. Questa cultura, queste genti che hanno queste caratteristiche, sono conosciute come genti della cultura Beaker. La cultura del vaso campaniforme. Il beaker è un bicchiere, vedete quel vasetto lì, a forma di campana rovesciata, privo di anse, perché si muovevano e le anse sono la prima cosa che si rompe. Loro dovevano avere qualcosa di molto semplice da portarsi appresso. Quindi queste genti della cultura campaniforme si diffondono in tutta l'Europa. Ovviamente, per questione di campanilismo, tutti vogliono che il campaniforme sia nato in casa propria. Quindi, i francesi dicono che il campaniforme è nato in Francia, gli iberici dicono che è nato nella penisola iberica, e così via. Secondo me è nato in Portogallo, cioè dall'Armenia al Portogallo, e poi è esplosa questa cultura. Però non posso dimostrarlo, è una mia sensazione, perché i ritrovamenti più antichi e più, diciamo, dove si nota una certa diffusione sono proprio nelle culture portoghesi. Allora, questo vaso campaniforme inizialmente è abbastanza semplice, ha due forme, una forma che viene chiamata soave dagli spagnoli, cioè una forma morbida, e un'altra forma che presenta la vasca col bordo spigoloso. La cultura del vaso campaniforme, nella sua fase di ciclo, nel suo ciclo di rientro verso l'Oriente, si ferma negli Appennini. Quindi vediamo queste genti, immaginate, passano in Russia, tutto il nord Europa, arrivano in Francia, nella penisola iberica, girano giù, si diffondono, poi vanno nelle Baleari, poi vanno nella Corsica, nella Sardegna, poi continuano a camminare, vanno nella penisola italica e non scavalcano gli Appennini. Il vaso campaniforme si ferma con gli Appennini.
al di là c'è altro, ci sono altre culture, non si mescolano. O perlomeno lo conosciamo, non abbiamo ancora fatto degli scavi che ci dimostrano dei collegamenti. Avete capito chi sono questi? Sì, tutto chiaro. Andiamo avanti. Quindi queste genti cosa fanno? Giungono in Sardegna perché la Sardegna è ricca di rame. Dopo aver visto il rame della penisola iberica, il rame che si trova lungo il canale della Manica, insomma tutte quelle zone lì, arrivano in Sardegna perché conoscevano già la ricchezza della Sardegna come ossidiana. Le punte di freccia in ossidiana erano apprezzatissime, quindi sicuramente nei loro viaggi videro qualche miniera a cielo aperto. Non è più come oggi, bisogna scendere molto in profondità, all'epoca si poteva anche trovare in superficie. Trovarono questo metallo, vedete, e immediatamente decisero di prenderselo, cioè di accordarsi in qualche maniera con i locali per sfruttare questi giacimenti minerali di rame. In Sardegna c'era già qualcuno, non sono arrivati questi e hanno trovato un'isola deserta. In Sardegna c'erano quelli del Domus de Janus, c'erano la cultura di Ozieri, quindi culture abbastanza importanti. È il momento in cui in Sardegna esplode l'aspetto demografico, cioè inizia una bella ricchezza per la Sardegna e le popolazioni si fondono e si moltiplicano. Questa cultura del campaniforme è facilmente studiabile attraverso i reperti perché ogni secolo ha i suoi vasi caratteristici. Ricordate sempre le bottiglie di Coca-Cola. In base alla forma della bottiglia di Coca-Cola noi sappiamo di che anno era. Anche per quanto riguarda i vasi, ecco questo è un grassale, vedete? Anche per quanto riguarda i vasi, vedete, sono tutti diversi. Ci sono dei vasi inizialmente decorati con delle fasce parallele, fatte con delle stecchette di legno, praticamente facevano dei puntini, con questi puntini facevano dei triangoli, figure geometriche. E questi disegni cambiavano col tempo, tra l'altro venivano colorati. Noi sappiamo che in Sardegna c'era l'argento, c'era il rame e forse l'oro, però l'oro, i ritrovamenti di oro sono veramente rarissimi, più che altro rame e argento. Di argento abbiamo le più ricche miniere di tutta l'Europa. Sappiamo che queste genti manipolavano, conoscevano i metalli perché iniziamo a vedere delle ceramiche colorate con i colori dei metalli. Quindi il rosso bruno del rame, il grigio chiaro dell'argento e il giallo. Il giallo potrebbe essere quello dell'oro. Colorati nelle incisioni, quindi potrebbero essere i vasi di un colore e le incisioni colorate di un altro colore. Questi vasi vengono trovati prevalentemente in luoghi funerari, quindi in sepolture. Vedo prima, conosciamo i dolmen, conosciamo queste gallerie dolmeniche. Memorizzate quelle gallerie dolmeniche perché ci serviranno nella loro evoluzione per arrivare fino alle tombe di giganti. Perché le tombe di giganti noi conosciamo il corridoio che compone la tomba e la facciata è nuragica, il corridoio è molto precedente. Allora, la cultura del vaso campaniforme si distingue per i brassard, le punte di freccia, queste le collane come vi ho detto prima, però soprattutto si manifestano nei corredi due elementi molto importanti, che sono le fusaiole e i pesi da telaio, con delle forme particolari. Ciò ci fa pensare a una florida attività di telai, cioè lavoravano i tessuti. I ritrovamenti sono tantissimi. Sapete, conoscete i telai antichi, tutti quanti noi abbiamo visto almeno un telaio antico,
a quei pesi che si mettono dietro, eccetera, eccetera. Sono diffusissimi, li troviamo dappertutto. Quindi l'industria tessile in Sardegna è antichissima e risale probabilmente proprio a questo periodo. Questi bicchieri, questi vasi campaniformi, queste campane rovesciate, in tutta la prima fase mostrano delle decorazioni, come vi ho detto prima. Nell'ultima fase, invece, siamo intorno al 2000 a.C., poco prima della cultura di Bonnannaro, la vedremo nelle prossime lezioni, iniziano a perdere la loro decorazione, diventano bruttini. Troviamo le anse, che quindi nascono dopo, arrivano prima quelli senza anse e poi quelli con le anse. Ecco qui, se ne vede già qualcuno, vedete, con delle piccole anse. In Sardegna, nei testi, tutto ciò che io vi sto dicendo lo trovate scritto diversamente. Queste genti del vaso campaniforme, che per me arrivano in Sardegna nella prima metà del terzo millennio avanti Cristo, in realtà nei testi trovate scritto che arrivano dopo, intorno al 2300. Precedentemente ci sono altre culture, che sono quella di Filigosa e quella di Abealzu. Ma questo è ciò che diceva Liliu, perché Liliu non aveva probabilmente avuto l'opportunità di studiare a fondo la cultura del vaso campaniforme europea, perché avrebbe distinto abbastanza facilmente nelle culture Filigosa e Abealzu l'inizio del campaniforme. Quindi per me ciò che nei libri si trova descritto, denominato Filigosa e Abealzu, in realtà è campaniforme, le prime fasi del campaniforme. Ecco perché in Sardegna noi diciamo che il campaniforme arriva nella seconda metà del terzo millennio, perché le precedenti culture si pensava che fossero derivate dalla cultura di Ozieri, ma così non è, perché le genti del campaniforme, quello studio che vi ho prestato prima con i punti di freccia, eccetera, eccetera, è recentissimo, quindi è un qualcosa che ancora va a essere scritto nei libri. Inizia subito dopo una fase in cui i vasi cambiano, come vi ho detto, si arricchiscono, perdono il loro aspetto, perché in Sardegna abbiamo un'altra grande cultura dopo quella di Ozieri, abbiamo la cultura di Monteclaro. Nel momento in cui le genti del vaso campaniforme incontrano le genti di Monteclaro, le due grandi culture si mescolano. La cultura di Monteclaro è quella di Cagliari, quella sepoltura che vi ho fatto vedere prima di via Basilicata. Siamo quindi in un periodo in cui queste genti si incontrano e devono collaborare, devono riuscire a trovare un sistema per vivere bene tutti. In questo periodo sono attestati qualche villaggio all'aperto, ma prevalentemente ripari in grotta. Quindi siamo ancora nella fase Ozieri. San Michele di Ozieri è questa, nella fase in cui ci si riparava nei ripari sotto roccia oppure nelle grotte, ma si iniziava un pochettino a uscire all'aperto. Qui c'erano anche dei villaggi, si praticava sicuramente anche l'allevamento e un po' di agricoltura. L'agricoltura è testimoniata ad esempio dai pestelli, dalle macine dei pestelli, quindi sicuramente si svolgeva. C'era un'attività di pesca, perché troviamo fatti in osso degli ami. C'era l'industria tessile, quindi probabilmente facevano anche le reti per andare a pescare. Cioè si viveva abbastanza bene, anche perché erano pochi. Le sepolture sono di quei due tipi che vi ho detto, anzi sono tre. I due tipi che vi ho detto, che sono le Domus de Janus e i Dolmen. Ma c'è anche un'altra tipologia di sepoltura tipica del nord della Sardegna, che si chiama circolo funerario. Sono praticamente delle
piccole ciste litiche, piccole tombe all'interno delle quali viene inserito il defunto, e tutto intorno ci sono dei cerchi fatti in pietra. Se qualcuno di voi è stato a Prano Montedu, a Goni, avrà visto il circolo in pietra. Quindi, i circoli in pietra sono Gallura, mi viene in mente Arzachena, e li troviamo anche Liguria e Francia, pezzettino di Francia. Invece, ops, c'è l'altro, lo devo urlare. Sì, no, bello, aspetta. Ok. Liguria è diciamo zona costiera della Francia, costa azzurra, corpo del leone. Invece i dolmen appaiono da giù, come se arrivassero appunto dalla penisola iberica. Le domus de Janas come sono fatte? Inizialmente vi ho detto sono degli ipogei, poi diventano delle grotticelle scavate in piccole collinette in pietra, e poi abbiamo il corridoio. Cioè, questa storia del corridoio, che in Europa abbiamo visto che era realizzato in forma trilittica, il corridoio dolmenico si chiama, in realtà in Sardegna lo facevano lo stesso scavandolo nella roccia. Se quest'anno facciamo un'escursione a Pimentel, vedremo questo sito, dove ci sono, dove c'è tutta l'evoluzione, ci sono le tombe direttamente scavate nella roccia e ci sono quelle che sono precedute da un lungo corridoio. Il corridoio è privo di defunti, è un corridoio di accesso, una via di accesso che porta a una anticamera, un vestibolo, un atrio, nel quale si apre poi la cella. C'è sempre qualche gradino, sicuramente dovevano evitare che l'acqua penetrasse nella tomba, quindi ci sono anche dei sistemi abbastanza sofisticati. E visto che si tratta di edifici sacri, cercavano di decorare in qualche maniera gli ingressi nel mondo dell'aldilà. Gli ingressi sono ricavati verticalmente sulla collina. Vedete lì, c'è il piano roccioso e viene fatto uno scavo in modo che la porta si presenti verticalmente. Qui ci sono i pozzetti e gli altri, e in quell'immagine di su si vedono sopra il prospetto della Domus de Janas delle decorazioni, dei disegni, si vedono male. Allora cosa ho fatto? Sono riuscito a trovare in rete dei disegnetti che ci fanno vedere che cosa rappresentavano queste genti antichissime di 5.000 anni fa nelle loro sepolture. E sono sempre gli stessi motivi. Sono dei triangoli, quelli che troviamo anche nei vasi campaniformi. Sono delle spirali, sono delle corna di ariete. Le spirali sono, le abbiamo viste l'altra volta a lezione, vi ho fatto vedere qualcosa, sono simbolo di rinascita, è la conchiglia, è qualcosa che porta a un avvenire. E lo troviamo in tante civiltà, non soltanto nella nostra, lo troviamo dappertutto, là dove troviamo delle spirali siamo davanti a un ciclo di rinascita. A volte troviamo anche dei cerchi concentrici. E qui entriamo in un dibattito che ancora non ha chiarito cosa fossero. Secondo alcuni i cerchi sono il centro della comunità, secondo altri sono la forma dell'acqua. Pensate a quando lanciate un sasso in una laguna e si formano questi cerchi concentrici, quindi legato all'acqua, quindi una rappresentazione dell'acqua, che vi ricorda la rappresentazione femminile, rappresentazione della fertilità femminile, mentre la rappresentazione della fertilità maschile sono le corna dei buoi, oppure i menhir. Non è un caso che
l'unione della divinità maschile con la divinità femminile per procreare, quindi il ciclo della vita che veniva simboleggiato nei luoghi dei defunti. Pramuttelu, l'altra tipologia di tome, quindi le Domus de Jonas le abbiamo viste, poi faremo una lezione tutta sulle Domus de Jonas. Oggi ve le voglio far vedere invece tutte e tre. Vi ho fatto vedere i dolmen, vi ho fatto vedere le Domus de Jonas, vediamo i circoli. Circolo funerario di Limuri, Arzachena, circoli funerari Pramuttelu. Probabilmente un po' successivi, ma ancora non siamo certi. Non sono stati trovati materiali antichissimi come quelli di Limuri, ma se vanno avanti gli scavi magari qualcosa si trova. Non dimentichiamo che Pramuttelu è un sito che è stato 50 anni fa, c'erano 7 villaggi, non c'è più nulla. Sono arrivati gli escavatori e hanno portato via tutto. È rimasto Pramuttelu perché qualcuno si è ribellato e ha fermato ciò che stava avvenendo, altrimenti avremmo perso anche questo. Gomi, dove c'è San Basilio, il grande ripetitore, sulla collina. I circoli funerari hanno all'interno, se aguzzate la vista, si vedono le ciste ittiche al centro e si vedono alcuni menhir. Quindi i simboli, diciamo, delle sepolture sono sempre gli stessi. Nei Domus de Jonas decorano riti legati alla fertilità, all'interno delle tombe c'è diciamo, i defunti vengono cosparsi di ocra rossa, quindi il simbolo del sangue, della vita. C'era proprio questa volontà di far risorgere il defunto. E sopra abbiamo un altro tipo di sepoltura che è sempre una cassetta in pietra. Nei libri di archeologia trovate scritto che le comunità agricole stanziali avevano il tempo di scavare nella roccia e si preparavano nel Domus de Jonas, mentre le comunità di allevatori, quindi le comunità nomadi, le comunità pastorali, dovevano andare in giro, non avevano il tempo di scavare il loro cimitero e se lo costruivano, quindi preparavano le pietre. Quindi sicuramente c'erano delle industrie che preparavano delle pietre già pronte e le pietre poi venivano sistemate a formare una sepoltura, un edificio funerario. Le ceramiche che troviamo dentro sono quelle che derivano dalla cultura di Ozieri. La cultura di Ozieri è questa. Vedete quando prima vi ho detto, sappiamo che conoscevano i metalli perché le decorazioni e il colore dei vasi non è più quello arancione della terracotta. Si vede che ci sono colorazioni, vedete? Solo i metalli presentano la lucentezza. Quindi in Sardegna c'è una grande cultura che non ci ha lasciato tracce materiali di rame, argento a profusione. Ne abbiamo pochissimi elementi perché veniva rifuso, veniva fuso e trasformato. Ma dalle ceramiche riusciamo a capirlo. E anche nelle ceramiche troviamo i soliti segni, le spirali, le forme delle corna del toro, ecco la spirale, vedete lì, anche lì. Un vaso campaniforme, c'è cioè una ciotola carenata campaniforme, diventa una fila di figurine antropomorfe, cioè a forma umana. Sembra di vedere il pallo tondo decorato in un vaso. È una nostra suggestione, ma nessuno ci impedisce. Possiamo raccontarlo come vogliamo. Fa la sua comparsa in questo periodo il vaso tripode, cioè inseriscono tre piedi sotto la vasca del vaso in modo che possa rimanere stabilmente fermo e magari possa reggere la cottura mettendo qualcosa per riscaldarlo da sotto. Vi ricordo che il riscaldamento poteva venire o mettendo delle pietre nel fuoco direttamente e poi si prendevano e si inserivano nella ciotola dove c'era l'acqua per riscaldare, quindi le pietre roventi, oppure direttamente mettere il fuoco sotto. Quindi
iniziano a comparire questi fasi tripodi che sono tipici della cultura di Ozieri e continuano per tutta l'età del rame fino a scomparire completamente con la civiltà nuragica. Nella civiltà nuragica non troviamo il vaso tripode. Quindi, quando facciamo uno scavo, se compare un vaso tripode non può essere un sito nuragico. Ok? Si ragiona in questa maniera. Sono belli questi vasi, 5.000 anni. Io a casa ho questo. Non sto scherzando, non è l'originale. Ho una perfetta riproduzione fatta in archeologia sperimentale da Andrea Lodo, un ragazzo che produce quello con cui andiamo a fare i bronzetti in giro per la Sardegna, in piazza, facciamo delle manifestazioni dove realizziamo i bronzetti col metodo antico, cioè con proprio i mantici, con le canne, abbiamo il forno. Sabato siamo a Orosei a fare una di queste manifestazioni. Apriamo il concerto di Piero Marras. Prima ci siamo noi e poi c'è Piero Marras. Volevo chiedere, ma avete capito come li trasportate questi metalli? Sì, sotto forma di lingotti, ne parleremo. No, ma materialmente, il trasporto a Giovanni Parleremo, faremo una lezione tutta dedicata a come si ottiene il prodotto finito. Dallo scavo con i picconi nelle miniere, prendevano le pietre, le frantumavano sul posto, le facevano diventare piccole, poi le portavano giù, le riscaldavano e il metallo con la Ma poi per venderlo, voglio dire, hanno bisogno di carretti tirati da... Questi sono i commerci. Ci sono 25 lezioni, andiamo piano. Allora, andiamo avanti. Quindi, cultura di Ozieri, caratterizzata dal vaso tripode, dalle decorazioni dei vasi, vasi ricchi, colorati, vasi di villaggio. I vasi piccolini sono quelli funerari, i vasi grandi sono quelli dei villaggi. Un vaso caratteristico è questo. È un pentolino che ha spesso la presa, il manico, a forma di collo d'oca, a forma di, insomma, vedete qua, sembra un uccellino. È un mestolo. Badate che nei libri trovate scritto proprio quello che vi ho detto adesso. Invece io questi li ho trovati tantissimi nei giornali di scavo europei come crogioli per i metalli. In Sardegna questo non lo trovate scritto, li hanno scambiati per mestoli. Però qui stiamo a studiare, non è che nessuno di noi ha la verità in tasca. Parliamo di un sito di quest'epoca. Mentre in Inghilterra, quello di Stonehenge, realizzavano le pietre con quel circolo lì, in Sardegna c'era qualcuno che si divertiva a realizzare un qualcosa di unico. Siamo al chilometro 222 della strada fra Sassari e Porto Torres, la 131, la Carlo Felice. Lungo la strada, a metà strada proprio fra Porto Torres e Sassari, c'è un sito che si chiama Monte d'Acondi. Questo sito è caratterizzato da un edificio che è stato costruito in un villaggio che esisteva dal 4000 a.C. circa. Un villaggio quindi pieno neolitico, un villaggio di capanne che aveva al centro, a un certo punto della sua vita, un grande menhir, che c'è ancora. Un villaggio che in un certo momento della sua vita, intorno al 3000 a.C., è stato parzialmente raso al suolo, erano delle capanne scavate nel terreno o voidali, li hanno eliminate, hanno creato un grande spiazzo e al centro hanno costruito questo grandissimo altare. Non si presentava così, era un semplicissimo edificio, pensate proprio a un altare in un rettangolo, messo al centro con un corridoio di accesso, probabilmente una zona percorsa dai soli sacerdoti. Abbastanza piccolo, una camera interna rivestita. È completamente
completamente cosparso di ocra rossa, quindi un edificio rosso. Di questo edificio oggi si conserva qualche pezzettino visibile, perché durante tutto il terzo millennio avanti Cristo, quindi durante la cultura di Ozieri e poi a Bealzu, Filigosa, Monteclaro, Campaniforme fino a Bonnannaro, è stato usato e modificato, ristrutturato. È stato costruito un guscio tutto intorno, che è quello che vediamo oggi. Se noi oggi andiamo a visitare questo sito, vediamo tutta questa costruzione e all'interno c'è quello di su. Quindi un edificio fatto a gradoni, dove in un certo momento hanno realizzato una rampa, una lunghissima rampa per accedere all'altare sacro che era sopra, fino a formare con dei gradoni una piccola piramide a gradoni. Si chiama una ziggurat. Sono degli edifici tipici della Mesopotamia, però questo è più antico e non abbiamo capito perché. Anche nella cultura azteca c'è qualcosa. Certo. È una forma che ci fa pensare a un culto verso gli astri del cielo, verso la divinità del cielo. Quindi, oltre al culto dei morti, con la dea madre, con l'acqua, si assiste a un culto di divinità astrali. Prosegue la dea madre, che non troviamo invece nel nuragico, prosegue la dea madre, ma la dea madre si trasforma, diventa una miss sottile, con le braccia sotto il seno, a formare con i gomiti una forma triangolare, a volte forata. Questo era il villaggio di Monte Tacuti. Il villaggio, con il suo bel menhir, vedete la piazza, a un certo punto iniziano a costruire l'edificio sacro, l'altare. Parliamo del 3000 a.C., facciamo 2008 per non andare a retrodatarlo troppo. Le ziggurat mesopotamiche, quelle di Ur, dedicate alla dea Nanna, la dea Luna, sono del 2006-2005, quindi in pieno periodo sumerico, in Sardegna abbiamo un edificio dei Sumeri. Però è molto da studiare. Questo è un edificio scavato da Ettore Contu, che, non conoscendo ovviamente le ziggurat, perché lui conosceva quelle dell'Oriente, quando è andato a scavare qui, cercava l'ingresso pensando che fosse un murale e ha detto: vediamo dov'è. Però girava, girava e non trovava nulla. Alla fine ha avuto l'intuizione: ma questo non è un murale. E gli scavi poi hanno dimostrato che cos'era. E oggi lo sappiamo che è una ziggurat. Ecco, questa è un'altra ceramica, guardate. Le figurine antropomorfe, cioè queste donne ben vestite che sfilano, tenute per mano come se fosse una danza intorno al vaso. È una manifestazione molto importante. Viene interpretata in tantissimi modi. Ad esempio, questa non è una foto ben dettagliata, però si vedono i triangoli sopra e sotto, che potrebbero rappresentare chissà delle montagne oppure delle mura o delle città oppure delle catene montuose. A volte ci sono le onde. Dove stanno tornando? Sempre cultura di Ozieri, Monte d'Accordi. La pittorina triangolare e la gonna triangolare si uniscono nel girovita. Questo simbolo, che è una X, che è un doppio triangolo convergente, lo troveremo in vari domus de Janas, nella tomba delle clessidre, ad esempio, perché sembra una clessidra, ma lo vedremo quando faremo la lezione sui simboli, perché entriamo in un campo minato, dove tutto è valido e tutto si contraddice, però è abbastanza evidente. Quindi, cultura di Ozieri, piena costruzione della ziggurat di Monte d'Accordi,
perfettamente somigliante alle ziggurat di Ur, quindi mesopotamiche, che presenta vicino altri elementi. Vi ho già detto che c'è uno dei menhir più grandi che ci sono nella nostra isola, un menhir di 5 metri d'altezza, e si trova proprio nella scalinata, vedete, questo, lungo la rampa. Ecco, lì sopra si vede bene questo menhir, ai piedi c'è uno studioso sardo seduto che ammira questo menhir. Non vi dico chi è un signore di Olbia, uno studioso di Olbia. Vicino alla zincula sono stati trovati un grande onfalon, una grande pietra circolare. È stato trovato poi, è stato avvicinato, perché erano tutte nelle vicinanze questi elementi, è stata trovata una grande pietra orizzontale posta come se fosse un dolmen sopra altre pietre, quindi dentro c'è una cavità, e sopra pare che venissero sacrificati, secondo gli archeologi, le mucche, il dio toro, veniva sacrificato alla dea madre in un rito di fertilità, quindi venivano messe sopra e legati queste grandi bestie, venivano uccise, veniva tagliata la testa, si mangiavano il bue e dedicavano alla divinità la testa e le corna. Ed è proprio quella che c'è lì, ci sono dei fori nella parete laterale di questa lastra che servivano proprio, secondo gli archeologi, io non sono d'accordo ma non vi dico che cosa penso, venivano utilizzati proprio per legare l'animale per non farlo scappare, perché dovevano ucciderlo. Beh, abbiamo praticamente finito, questa è un'altra panoramica delle ceramiche ozieri, vedete? Poi nelle slide le potrete vedere con calma. Passiamo alle ceramiche della fase introduzione del campaniforme, quindi Abealzu di Gosa, con i tripodi,